Buongiorno, signore e signori. Alcune parole sul perché sia stato scelto proprio questo argomento, cioè lo sviluppo dell'energia alternativa in Russia. È che il movimento in avanti per lo sviluppo appunto dell'energia alternativa è appena agli inizi, sono i primi germogli, i primi tentativi, e si sviluppa parallelamente alla grande energia degli idrocarburi e di altri tipi di generazione. E questo movimento, oggi come oggi, è piuttosto caotico, imprevisto, imprevedibile. Un anno fa, nella Camera Civica, si sono riuniti tutti i membri partecipanti del mercato, i fornitori, e hanno deciso di costituire questa unione di fornitori e produttori di energia alternativa per coordinare i propri sforzi, difendere i propri interessi e esigere, fra l'altro, dallo Stato di creare un clima favorevole per la diffusione delle fonti alternative. Ma adesso veniamo alla relazione. La Russia è un paese ricco di giacimenti di materie prime, idrocarburi, petrolio, gas, e questo permette non solamente di soddisfare le fonti interne e il fabbisogno della grande energia, ma anche di fornire la materia prima di idrocarburi in esportazione. Come tutti sanno, questo lo sanno tutti, ma allo stesso tempo il paese dispone anche di giacimenti di fonti alternative, o come si suol dire oggi, di fonti rinnovabili. La Russia ha circa un quarto dei giacimenti mondiali, planetari, di legname, boschivi, poi quella idrica con tutti i fiumi, quella eolica e quella geotermica. Ultimamente diventa particolarmente importante la bioenergia, il che vuol dire il RAPS, ma vuol dire anche la lavorazione degli scarti dei prodotti zootecnici. Una risorsa molto importante è quella eolica. Secondo alcune stime, l'elaborazione dell'energia eolica potrà permettere di coprire tutte le esigenze, il fabbisogno interno di risorse energetiche in Russia. Ma rispetto alle tendenze mondiali di utilizzazione delle fonti rinnovabili, nella Federazione Russa siamo ancora a pochi risultati. Solo meno dell'1% oggi viene fatto grazie alle fonti alternative, ed è una cifra molto piccola. Allo stesso tempo, nel mondo oggi le potenze installate di fonti rinnovabili raggiunge i 330 gigawatt, che è più di tutta l'energia nucleare del pianeta. Quindi è un player importante sul mercato energetico. E ci sono dei tipi di generazione che non sono considerati, fra l'altro, per esempio, i ciocchi di legno nei camini, anche quella è energia. È chiaro che questo tipo di generazione non viene considerata in queste cifre. In molti paesi le fonti rinnovabili raggiungono il 20% del bilancio energetico dei paesi. C'è una direttiva europea di portare appunto al 20% questa cifra grazie alle fonti rinnovabili. Alcuni paesi sono andati avanti, per esempio in Danimarca le fonti energetiche rinnovabili sono quasi pari a quelle tradizionali. Perché allora in Russia c'è una differenza così notevole? Perché siamo in ritardo in modo così drammatico rispetto al trend mondiale? Perché io ritengo che ci siano due fattori principali. Uno è quello oggettivo, cioè la ricchezza delle risorse naturali, che quindi non ci sono pressioni esterne che costringano a cercare fonti rinnovabili. In questo senso, un ottimo esempio sono i nostri vicini. E ieri c'erano delle relazioni riguardanti la Russia bianca e l'Ucraina, dove le fonti rinnovabili si sviluppano in maniera del tutto differente rispetto alla Russia. Ci sono le tariffe verdi, ci sono dei ministeri appositi che regolamentano questo campo dell'energia, e lì con le fonti rinnovabili diciamo che va tutto bene. Da noi non è così.
E poi c'è il fattore soggettivo. C'è questa idea stabile dei capitani di lungo corso dell'energia che le energie alternative è una specie di esotica a caro prezzo e che solo in un futuro remoto le fonti alternative o rinnovabili potranno costituire una qualche concorrenza all'energia degli idrocarburi. Un paio d'anni fa ho letto un articolo di un giornale della Gazprom. Era un articolo analitico, in che senso? Il titolo era sempliciotto, che l'energia alternativa non costa molto e non è molto, costa molto e non è efficiente. Cioè, quindi praticamente già nel titolo c'era una condanna. E poi nell'articolo quali erano le argomentazioni? Per esempio, l'energia solare, veniva detto, non bisogna svilupparla perché le batterie solari coprono il territorio e quindi le piante non crescono. Quella eolica, anch'essa non è pronta a essere sviluppata perché non è stata creata l'industria di utilizzazione delle pale eoliche, quando dopo 20-30 anni sono vecchie. Non bisogna tirare fuori il gas scisto, perché anche lì la tecnologia per tirarla fuori può rompere il terreno. E tutta un'altra serie di corbellerie che sono davvero tali, ma che però danno l'idea di quale sia questa concezione, tra virgolette, imperiale nei confronti dell'energia alternativa. Quali tendenze notiamo oggi in Russia? Di questo ne parlerò un po' più in là. In Europa vengono utilizzati diversi metodi di stimolo, di sostegno alle fonti rinnovabili, e innanzitutto tariffe garantite di fornitura delle energie in rete, e questo viene utilizzato in 21 paesi dell'Europa. Queste tariffe vengono messe a lungo termine, cioè fino a 20 anni, e permettono agli investitori di non preoccuparsi e in maniera rapida ed efficace recuperare gli investimenti per la costruzione della generazione alternativa. Il prezzo d'acquisto con queste tariffe che acquisiscono appunto le società è pari o addirittura talvolta è superiore al prezzo di vendita. E questa differenza viene compensata o a spese del consumatore, per esempio in Danimarca e in Germania, o dal bilancio dello Stato, e per esempio la Spagna. Vengono anche utilizzati i crediti fiscali, che è assolutamente efficace, perché proprio nell'energia alternativa gli investimenti sono ben superiori per la costruzione piuttosto che non per l'esercizio. E ci sono altri tipi poi di stimolazione. Su questa slide vedete l'esperienza internazionale già in atto di credito e stimolo nel campo delle fonti rinnovabili, in particolare le corporazioni finanziarie internazionali con crediti, programmi di crediti attraverso le banche russe, alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la BERS. Siamo nell'ordine dei 60 miliardi di euro e si prevede di investire altri 3-5 miliardi entro i prossimi anni. Funziona bene anche l'agenzia russo-tedesca, Rudea, che ha iniziato a lavorare circa 3 anni fa, e noi cooperiamo attivamente con queste corporazioni. Alcuni anni fa la Minenergo, cioè il Ministero dell'Energia, che è quello che risponde per le fonti rinnovabili, ha posto questo obiettivo per il 2020 di raggiungere il 4,5% di energia con le fonti rinnovabili. È una cifra piccola rispetto alle perdite nelle reti elettriche, perché in Russia nelle reti elettriche si perdono circa il
15% di energia elettrica e l'energia termica nelle reti termiche si perde fino alla metà addirittura, quindi la cifra 4,5 è estremamente modesta. Ma siccome ho poco tempo, vi faccio vedere giusto due o tre slide. Questa è la rosa dei venti della Federazione Russa, che mostra che in buona parte del territorio russo è possibile utilizzare la generazione eolica. E in alcuni posti addirittura i calcoli mostrano che sarà più a buon mercato piuttosto che la generazione a gas, che è quella che costa meno di tutte oggi come oggi. Su questa slide viene mostrata l'importo quotidiano annuo medio di radiazione solare, e qui si vede che la Siberia occidentale, per il suo clima, può essere la zona ideale per l'introduzione dell'energia solare, perché lì l'insolazione è pari più o meno a quella che c'è in Spagna. Ecco, questi sono progetti già realizzati in alcune città. La previsione dell'immissione di potenze entro il 2020 con le fonti rinnovabili, circa più del 4% e mezzo, sarà composto 2% biomassa e biogas, 1% eolico, tutto il resto, vabbè, sono assolutamente cifre non considerabili. Poche parole sui problemi, i problemi sulla via dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Intanto appunto la difficoltà di prendere i giacimenti, dei costi, però la pratica ci mostra che per esempio nell'energia solare ogni 2-3 anni il costo dei pannelli solari si riduce della metà. I sussidi poi dell'energia tradizionale, i soldi del bilancio dello Stato innanzitutto vanno su quella degli idrocarburi e la carenza di specialisti. E un'altra serie di problemi che sono stati indicati qui sulla slide. Ecco, delle cifre interessanti riguardano di come la vede la popolazione. Circa il 50% della popolazione della Russia è pronta a pagare di più nelle tariffe energetiche a condizione che queste provengano da fonti alternative. Grazie per l'attenzione.